Rapaci in volo per allontanare piccioni e colombi, limitando così i disagi causati nel centro storico. Si tratta di un'attività che il comune di Cortona ha affidato ad una ditta specializzata in falconeria. Avevamo davvero bisogno di un progetto che potesse, come dire, far allontanare i piccioni dal centro storico di Cortona, non solo, ma perché? Perché evidentemente ce n'è un numero troppo elevato e questi arrecano anche danni, non solo alle persone, ma al patrimonio artistico culturale del centro storico, agli edifici. Abbiamo continue lamentele, quindi era doveroso questo impegno. Iniziamo questo progetto incruento chiamato Bird Control, ovvero un controllo del piccione, di questi uccelli che stanno popolando il centro storico e stanno creando dei notevoli danni, sia da un punto di vista igienico che da un punto di vista di decoro, con l'utilizzo di rapaci che in maniera incruenta vanno a scacciare i piccioni. Li stanno allontanando, quindi stiamo ovviamente provando questo sistema nella speranza di ottenere buoni risultati. In Val di Chiana sono così arrivati tre falchi, Ruspa, Red e Nadir. La presenza del falco di per sé spaventa il falco, i piccioni. Poi se induciamo il falco in un volo che ha un atteggiamento di caccia, spaventa i colombi perché pensano al falco e in caccia sta inseguendo i piccioni. Non è una cosa una tantum, va fatto un po' di volte, è efficace, questo ve lo dico per esperienza lavorativa, poi va ripetuto a spot.